elaborato molto complesso perché, come vedete, sono accompagnata da una nutritissima squadra di colleghi, possiamo chiamarli così. Allora, il progetto di Amarsala 1.53 ha avuto come obiettivo principale quello di utilizzare il patrimonio della città di Bologna, patrimonio anche quotidiano, in questo caso una strada propriamente, come diciamo così, punto di partenza per attivare dinamiche che permettessero, diciamo così, che favorissero l'acquisizione di maggiore consapevolezza rispetto all'essere, allo stare e al vivere il proprio territorio. E in questo caso abbiamo cercato di strutturare il progetto come una sorta di rete partecipata di collaborazioni, perché i partner coinvolti, oltre ai due capofila, NAMBO e Istituto Comprensivo 4, scuola secondaria Cantini, classe terza A, ormai non sono grandi, questi ragazzi hanno cambiato anche scuola, sono stati coinvolti ovviamente il Museo della Storia di Bologna e l'Accademia di Belle Arti di Bologna, in particolare il Dipartimento di Comunicazione Didattica dell'Arte. Quindi, diciamo così, gli agenti partecipanti sono stati parecchi, questo perché? Perché il tema base del progetto è ovviamente la mappatura emotiva del territorio. Quando si parla di mappatura emotiva si intende anche un'azione che mette in rete a livello fisico, letterario e metaforico persone, istituzioni e chiaramente obiettivi. Il Dipartimento Educativo NAMBO in questo caso ha avuto un ruolo di coordinamento seguendo i due filoni principali del progetto. Il progetto ha seguito due binari paralleli inizialmente che poi si sono intrecciati e confusi, potremmo dire così, nel senso positivo che il termine confusione ha. Mi spiego meglio. Da un lato il Dipartimento Educativo NAMBO ha coinvolto la terza A, quindi la scuola secondaria di primo grado, in un percorso che i ragazzi vi racconteranno in maniera molto dettagliata. E d'altro canto il Dipartimento Educativo NAMBO ha affiancato gli studenti del corso del Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell'Arte nella creazione di un percorso ad hoc educativo pensato per i ragazzi delle medie, diciamo così. Infatti uno degli obiettivi del progetto era anche quello di stimolare una sorta di dialogo intergenerazionale. Allora, in questo caso il Museo d'Arte Moderna ha offerto come patrimonio, diciamo così, il suo essere, il suo cercare di essere una sorta di museo diffuso, quasi come avviene per il Museo della Storia di Bologna. Detto questo, io lascio la parola ai ragazzi, che sono un po' emozionati. Abbiamo fatto questo progetto che è formato da varie uscite. Per prima cosa ci hanno spiegato al Museo della Storia di Bologna la mappatura, come si è evoluta nel tempo e anche il passato della città di Bologna. E in più all'uscita al museo abbiamo capito anche i vari passaggi, i vari obiettivi anche del progetto. E quindi questo progetto si è svolto in più fasi, quella dell'uscita al museo inizialmente, poi ci sono stati una serie di incontri in classe per specificare meglio lo scopo del progetto. E poi un'ultima fase del progetto che comprendeva tutte le uscite svolte in via Marsala per conoscerla meglio e poterla mappare emotivamente. In queste uscite eravamo divisi in tre gruppi: il gruppo storico, il gruppo socioculturale e il gruppo urbanistico. Il gruppo storico aveva il compito di fotografare particolari della via, che è una via di passaggio, comunque oggi in questi giorni nessuno molto ci va. E era la via principale prima che nascesse l'indipendenza.
invece il gruppo socioculturale, al gruppo urbanistico, ha avuto il compito di sentire gli odori, i suoni e i colori tipici della via per vedere le caratteristiche. Io ero nel gruppo socioculturale e avevamo il compito di andare a intervistare le persone che lavoravano nella via o che passavano, e molte persone hanno risposto bene, cioè sono state coinvolte da questa cosa e ci hanno fatto vedere un po' tutte le loro, cioè ci hanno fatto vedere tutte le loro cose. Ad esempio, siamo entrati in un negozio dove c'era una costeria e allora lui ci ha fatto vedere tutte le macchine, era molto coinvolto, insomma. E comunque avevamo uno zaino dove c'erano dentro degli indizi e noi dovevamo trovare una persona che viveva in via Marsala e dovevamo identificare la... non so come dire... chi era e il suo aspetto sociale, insomma, cosa faceva nella via. E avevamo degli indizi strani, ad esempio dei bigliettini dove c'erano scritti gli incontri che doveva fare questo personaggio, le cose che mangiava e così. Allora il nostro compito era proprio trovare chi era questa persona. Sì, sì, esisteva davvero. Tu chi hai trovato? Noi abbiamo trovato con il gruppo un ragazzo che è uno studente universitario. Il progetto è stato accolto con passione inclusione da tutti gli alunni ed è stata una bella occasione per conoscere questa via che di solito è usata solo come via di passaggio e la volevamo valorizzare. E la mappatura abbiamo al museo della storia della città di Bologna, abbiamo anche osservato un esempio di una mappatura emotiva. Poi il progetto è stato esposto al Museo Mango di Bologna, alla storia di Bologna, il giovedì 5.